Ciao a tutti, allora oggi sono qui per parlarvi di non un romanzo ma un fumetto ed è un fumetto di cui avete sicuramente già sentito parlare, almeno nel mio canale. Io vi avevo parlato del primo numero che è 48 Morto che parla. Se andate a sbirciare nei video appunto del mio canale trovate la recensione che risale credo più o meno circa un anno fa a questo fumetto. E oggi volevo parlarvi del suo seguito, che è appunto 48 bis all'inferno e ritorno. Questa è la copertina, è in brossura. Questa volta rispetto all'altra volta con le alette, dove troviamo nella terza di copertina, appunto, una breve biografia dell'autore e dell'illustratore. Eccolo qua. E invece poi in seconda di copertina le solite poche righe di trama. Edito dalla Proglò Edizioni al costo di 8 euro. Anche l'immagine qua dietro è troppo carina. Allora, prima che mi dimentico, volevo dirvi che nel sito della Proglò, che è www.progloedizioni.com, mi sono presa qualche appuntino come al solito per non sbagliare a dire qualcosa. Comunque, boh, vi lascio il link della casa editrice sotto nell'info box. Volevo appunto dirvi che le spese di spedizione sono gratuite, quindi se volete ordinarlo da lì pagate appunto solo il costo del fumetto. Allora, il protagonista anche di questo fumetto è ovviamente lo stesso del fumetto precedente, e cioè Corrado. Ecco. Corrado, che è un impiegato, eccolo qui, e che la volta scorsa, nel fumetto precedente, era un po' stato protagonista di un scherzo poco carino, insomma, di un equivoco poco carino. Sono passati 4-5 anni, mi sembra, sì. Da quando l'avevamo lasciato, ma diciamo che la sua vita non è cambiata poi così tanto, anzi è rimasta uguale, la moglie è addirittura peggiorata e lui si ritrova quindi insomma a sopportare sempre meno le umiliazioni e gli ordini che la moglie gli impone, non riesce a mandarla a quel paese, insomma, a reagire, anzi è quasi vittima anche dei figli. E quindi dicevo, la moglie è addirittura peggiorata e lui si ritrova questa volta a pedinare, seguire, pedinare e a implorare nel vero senso della parola la morte che è rappresentata così, per essere portato con lei nell'aldilà e godersi finalmente questo eterno riposo. Lui dice, farà un piccolo viaggio per vedere insomma com'è il purgatorio e com'è l'aldilà e insomma gli sembrerà bellissimo in confronto alla vita che lui sta facendo, che lui si ritrova a fare. Ci sarà però, non voglio svelarvi troppo perché sennò è un peccato, quando sembra che tutto stia andando per il meglio e sembra che lui finalmente sia riuscito a convincere la morte a farlo andare nell'aldilà, ci sarà un colpo di scena che ribalterà un po' tutta la situazione. Eh sì, il nostro protagonista, Corrado, poverino, si ritroverà faccia a faccia con una figura che insomma proprio non sperava di trovare nell'aldilà. E se per lui questo è motivo di sconforto,
per noi invece è motivo di grandi risate, grandi sorrisi. La comicità che trovate in questo fumetto è una comicità che a me è piaciuta molto perché è sempre molto fine, genuina, spontanea, non è mai, non ci sono parolacce, non è mai un testo volgare. E quindi lo trovo anche per questo adatto a un pubblico di lettori molto più vasto, che può andare dai bambini a, insomma, le persone più adulte, più mature. Vi farà sicuramente sorridere. Le illustrazioni, le tavole, le illustrazioni sono bellissime. Volevo farvene vedere qualcuna. Sono tutte in bianco e nero. Quello che sta dietro lo sfondo, così, è in genere molto semplice. Il segno è molto semplice, ci sono pochi particolari. Quindi anche l'illustrazione, anche per un bambino, penso risulta subito molto chiara. Eccone qua qualcuna. Qui abbiamo proprio i nostri protagonisti, la morte e Corrado. C'è la scena di questo pipistrello a forma di scheletro diavoletto. Non voglio andare troppo avanti perché sennò vi svelo la fine, ma volevo farvi vedere la morte spaventata quando si ritrova davanti Corrado, perché cioè non ne può più, povera. E niente, appunto, dicevo, il tratto è anche molto chiaro, proprio per, secondo me, anche per i più piccoli. Mi è piaciuta questa soluzione di quando ci si trova nell'aldilà. La soluzione di fare uno sfondo nero con le illustrazioni bianche, che appunto è tipica solo di queste due pagine, mentre per tutto il resto le illustrazioni sono normalmente con un fondo bianco. E niente, quindi vi consiglio davvero la lettura di questo fumetto, ovviamente preceduta prima da Morto che parla, visto che sono appunto uno di seguito all'altro. Ah, tra l'altro, prima all'inizio di questo, del secondo volume, troverete una prefazione di Michele Petrucci che svela una qualche curiosità, insomma, fareste bene a leggerla. Niente, detto questo, io vi saluto e vi parlerò, penso subito nel prossimo video, anche di un altro fumetto, anche quello molto carino e piacevole da leggere. Quindi niente, ci vediamo presto con delle altre letture, un altro video. Ciao!